Scandicci è nata negli anni 60-70 come città e aveva tutte le caratteristiche per essere, per diventare una classica, anonima città dormitorio. Negli anni 70-80 le amministrazioni comunali, chi in questo territorio ci ha lavorato, il volontariato, gli imprenditori, ne hanno fatta diventare invece una vera e propria città. La città di Scandicci, nella nozione più diffusa e più comune, è vista come una periferia residenziale e industriale di Firenze. Pochi sanno o pochi hanno consapevolezza che invece almeno i 4/5 del territorio comunale di Scandicci appartengono a quell'arco collinare conclamato per le qualità del suo paesaggio che circonda la città di Firenze, il bacino dell'Arno all'altezza di Firenze. Nello studio del piano si è cercato di reperire, direi con pazienza e minuziosamente, tutti quegli elementi che potessero ancora consentire di ricomporre delle continuità territoriali al netto, evidentemente, dell'insediamento urbano che ormai è avvenuto, in quanto lo stesso insediamento urbano è ancora caratterizzato da porosità, da aree scoperte. In realtà la città di Scandicci è disegnata, come dire, a carico delle tracce fondiarie delle sistemazioni della pianura agricola. Le sue forme sono le forme trasformate in edilizia di un tessuto agricolo della pianura che ha radici molto lontane. Da qui una serie di studi abbastanza approfonditi sia dal punto di vista delle trasformazioni dell'uso del suolo, sia dal punto di vista proprio della geometria, del paesaggio e del territorio agricolo, che hanno portato a una serie di elaborati, direi abbastanza innovativi, che si sono poi condensati in quella che noi chiamiamo la carta del patrimonio territoriale. La carta del patrimonio territoriale significa essenzialmente questo, significa restituire in una maniera compatta, quindi superando, diciamo, la stratificazione delle tradizionali analisi urbanistiche, quindi una restituzione compatta dei valori territoriali durevoli, sulla cui nozione di valore e di durata hanno contribuito anche i momenti di contatto e di partecipazione organizzata con la società locale, con le istituzioni, con le forme organizzate della società, per arrivare appunto a statuire gli elementi di valore che in questi territori persistono. Questa carta ha quindi questo significato e proprio per questo è il documento di appoggio, di riferimento dello statuto dei luoghi che la legge e il senso della pianificazione di cui stiamo parlando attribuisce al piano strutturale. Il statuto dei luoghi si esercita a partire appunto da un censimento dei valori che questi luoghi contengono e svolge il suo ruolo appunto statutario nel dettare le regole durevoli di uso delle risorse e dei valori territoriali che sono stati appunto riconosciuti e restituiti in questi documenti. Scandicci è una città molto particolare, nel senso che si può definire la periferia di una periferia, ha un centro storico antico, molto fragile, in realtà di formazione ottocentesca, e quindi la maggior parte dell'edificato è costituito da
edificazioni residenziali e industriali cresciute nel dopoguerra. Attorno a questa idea di una città periferica si è costruito anche per Scandicci uno stigma negativo della città. Invece noi abbiamo tentato, ci siamo riusciti poi alla fine di affezionarci alla città e di indagarla con lo stesso grado di risoluzione, con la stessa intensità di una qualsiasi altra città. Quello che abbiamo fatto è quindi di cercare di capire come la città è cresciuta. In questa carta abbiamo individuato proprio nel tessuto urbano i valori insediativi positivi, lo stesso centro ottocentesco di cui parlavo in precedenza, i brani di agricoltura storica presenti ancora in alcune parti della città, i vecchi borghi lineari lungo le strade storiche, lungo la via di Scandicci, per esempio, o lungo la via Pisana, che hanno ancora una certa omogeneità dell'edificato e un qualche carattere significativo. Quindi attraverso questa carta anche le trasformazioni della città si confrontano con valori, con risorse che diventano invarianti o comunque diventano suggerimenti per la trasformazione.